Quello che le donne non dicono. Segreti, verità e pensieri più nascosti dell'universo femminile. Psicologa, psicoterapeuta, terapista di coppia, sessuologa, chi più ne ha più ne metta, la dottoressa Serenella Salomoni, che potete scoprire 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ancor più in queste ferie dove abbiamo tutti un po' più di tempo, sul sito www.serenellasalomoni.it, sito dal quale avete accesso al suo canale YouTube, ai podcast, agli articoli e anche ai contatti per chiacchierare, perché no, su Zoom con la dottoressa. Noi lo facciamo invece in diretta nazionale. Bentornata, dottoressa. Grazie, buonasera Luca. Siamo arrivati all'ultimo appuntamento, un po' di tristezza, ma poi ci sarà una nuova stagione. Ma poi dai, vai in vacanza, no? Sì, sì, ci vuole, bisogna anche spezzare. Anche lei, dottoressa, oppure continua a lavorare tutto agosto? No, io continuo in agosto. Ecco. Resto qua. La differenza fra chi fa degli studi e chi altri, dovete fare scienza e comunicazione. Sto scherzando. Sì. Dottoressa, c'è una notizia che mi ha sottoposto lei davvero interessante. In Spagna il governo lancia la campagna Body Positive, l'estate è anche nostra. Il Ministero dell'Uguaglianza spagnolo ha lanciato una campagna estiva per incoraggiare le donne, qualsiasi sia la loro taglia, ad andare in spiaggia. E ci sono foto con donne, diciamo, botteriane. È un tema così importante? Purtroppo Luca sì, a tutt'oggi devo dire che il fatto del corpo, del sei grasso, sei troppo magra, sei, non hai il seno così, non hai il sedere colà, cioè diventa una, è pur sempre una cosa che colpisce. Più una donna è insicura e ha meno autostima, e più questa cosa le fa male, ma con alcune andiamo verso problematiche magari anche importanti. Dipende da quanto ti fai così circondare da questo tipo di giudizi. Certo. Devi imparare, poi più sei giovane e più purtroppo c'è questo tipo di situazione, perché magari sei giovane, sei anche bellissima. Io ho visto modelle che ho avuto qua nel mio studio che erano da invidiare per la bellezza che avevano, ma non si sentivano belle per niente, proprio perché la bellezza è qualcosa anche che devi conquistarti dentro. Certo. Con te stessa, devi accettare che a un certo punto, per bella che tu possa essere, invecchi, e quindi tutto diventa molto più complicato. Sì. È che adesso anche attraverso le televisioni, ad esempio, o i social, vediamo sempre situazioni di personaggi che sono sulla bocca di tutti, che dovrebbero essere una specie di specchio per noi, ma non è così. Cerchiamo di non guardare a quelle donne che sono poche e fanno il loro mestiere di presentatrici, indossatrici, di modelle, eccetera, eccetera, ma la donna normalmente che va a lavorare la mattina e torna a casa la sera non è che sempre possa essere così perfetta. Certo. La perfezione è quello che ci tradisce, è la mania del perfezionismo, del non accontentarsi mai. Dottoressa, mi fa pensare a un interessante intervento che aveva fatto tempo fa il cantautore Tricarico, proprio su questo, sul fatto che lui nella musica moderna vede un'ossessione nella ricerca della perfezione. Forse è proprio un trend della società, stiamo andando tutti troppo verso la perfezione. Sì, anche perché andiamo sempre a cercare la felicità, lo stare bene, ma anche il fatto di avere queste cose significa che dobbiamo sperimentare anche il contrario, e dobbiamo anche accontentarci che qualche volta magari non è così. Certo. E quindi il fatto di andare verso la perfezione è qualche cosa che ci porta ad essere molto meno sicuri di noi stessi. Ovvio, perché poi possiamo anche arrivare a quello che poi in patologia si chiama disturbo ossessivo compulsivo, dove tu fai tutta una serie di cose che devi per forza fare, se no non stai bene, e quindi quello ti chiude in un mondo dove dal quale per uscire, insomma, ci devi lavorare molto, perché non ti accontenti mai, no? Quelle persone Certo. che ad esempio sono maniache del uscire vestite sempre in una certa maniera,
che si guardano allo specchio dove deve essere tutto perfetto, ma così come lo fanno su loro stessi, magari lo fanno anche sulla casa, sulla... su tutto, su tutto. Quindi diventa pesante, è una dipendenza. Al 334-922-9505 scrive Michele o Michele, non so perché non si capisce, comunque mi vergogno due volte, credo Michele perché è un uomo, mi vergogno due volte, innanzitutto perché non sono a posto col mio fisico, ho troppa pancia per andare in costume, e poi perché non so se è il caso di chiacchierare con la dottoressa anche da uomo. Sì, la dottoressa parlava di disturbi femminili, ma credo che sia uguale per gli uomini, no? Il body positive. Ma certo che sì, ma stiamo, difatti abbiamo visto da anni ormai che ad esempio i disturbi alimentari vengono colpiti anche gli uomini, quindi anche in questo tipo di disturbo un uomo, oltre alla problematica sessuale, diciamo che per un uomo diventa importante per la sua sicurezza, anche il fatto di avere intorno, adesso non so Michele quanti anni abbia, faccelo sapere, però, Michele, ma avere intorno degli amici che o lo prendono in giro o badano troppo a quello che è il fisico esterno, no? Li vediamo nelle palestre, sì. Vanno verso le ossessioni e verso le dipendenze. Ecco, ha detto, ha risposto anche Michele. Adesso, a parte il fatto che da un punto di vista magari di salute forse fa bene dovrebbe dipartire, certo. Però non deve essere proprio sempre improntato alla qualità della vita, cioè andiamo alla ricerca della qualità della vita, non ossessioniamoci con i pensieri. Michele ha risposto, dottoressa, ho 36 anni e mi vergogno di fare la doccia in palestra con gli altri perché mi prendono in giro. A parte che amici coetanei 36 anni che ti prendono in giro sotto la doccia hanno problemi loro, secondo me, ma sentiamo la dottoressa. Sì. Ha proprio ragione, Luca, perché la stessa cosa, veramente io mi rendo conto che al giorno d'oggi trovo che gli uomini stiano regredendo ad un livello dove le loro sicurezze sono un po' come quelle femminili, no? Basate sull'estetica, su quello che mi metto, sul profumo che compro, sui peli che mi devo togliere per forza, perché li devi vedere tutti depilati, non si sa perché è così che si deve andare in giro. Quindi intendo dire, anche Michele non dovrebbe arrivare a questi punti, dovrebbe cercare di combattere, per combatterli bisogna cercare di andare contro queste paure. Quindi se la paura è di farsi la doccia è così importante, insomma devo cercare di farla lo stesso. Perché quando mi prendono in giro devo imparare a diventare ironico e prendere in giro loro, perché non è detto che Michele, che ha la pancia, sia peggio di quello che invece ha la tartaruga, però è uno che ha due neuroni che non fanno neanche sinapsi, che quindi non può neanche fare un ragionamento decente. Sono d'accordo, ed è d'accordo anche la nostra ascoltatrice Maura, che dice a 334-929-505, per fortuna il vostro discorso non è una cattedrale nel deserto, ci sono tanti personaggi pubblici che ormai stanno sdoganando il concetto. È vero che anche donne più morbide come Vanessa Incontrada, insomma, un pochino stiamo crescendo. Certo, è stata molto brava Vanessa Incontrada a continuare. Impariamo, lei ha continuato, l'ho vista in un'altra foto dove è in bikini tranquillamente e cammina sulla spiaggia, ma così che bisogna fare. Io sono libera di essere e di fare quello che voglio, e tu non devi venire a dare dei giudizi su di me quando è un giudizio solo che riguarda l'esteriorità. È quella la cosa che mi colpisce di più, il fatto di non essere portati più a quello che è una persona interiormente. E chiudiamo, dottoressa, con la polemica, che effettivamente in questo salotto non c'era mai stata, ma noi accogliamo tutto. Quindi state facendo passare il messaggio che chi rimane in forma e si impegna a rimanere tale è una persona sbagliata? Io non credo che abbiamo detto questo. No, non è una persona sbagliata, è sbagliata nel momento in cui la sua vita è basata solo su quello ed è dipendente da quello. Esatto. Poi per il resto è più che giusto che uno abbia una qualità di vita dove mangia bene, fa del movimento, si mantiene bene, è contento, però purtroppo non c'è solo quello, cioè quella è la parte esterna.
dico anche, andiamo anche a, a discutere sulla parte interiore e a dare importanza a quello che una persona sente, prova, sembra oltre a quello che è. Sembra un concetto innovativo, invece dovrebbe essere la base. Dottoressa, questa stagione è finita, per me è stata una stagione bellissima, sono molto contento di questo spazio. Certo, anch'io, spero che ci sentiremo presto. Ecco, quello volevo dirle, che nella nuova stagione volevo promettere agli ascoltatori che la dottoressa tornerà, perché è uno spazio molto amato. Ci sentiamo privatamente per capire gli orari, perché ci sono piccoli cambiamenti di palinsesto. Certo, ma certo, ce la faremo. Quando vuole. Perfetto. Certo che sì. Allora, buona estate. A chi... Luca, faccia delle vacanze felici, sì, riposanti. E con un'ottima qualità di vita. Grazie, cercherò anche di ingrassare, così la dottoressa sarà dalla mia parte. Bravo. Buon'estate. Un abbraccio a tutti e buon'estate a tutti.